Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di riconnessioni. Come appunto sapete, oggi il nostro appuntamento è dedicato al progetto Per Contare, in particolare all'argomento delle proposte di guida per la classe quinta della scuola primaria. Una piccola introduzione su Riconnessioni e poi sulla scaletta della giornata. Riconnessioni è un modello di compagnia di San Paolo, realizzato a Torino da Fondazione per la Scuola e a Cuneo dalla Fondazione CRC. Come dire, costruisce su due assi principali, quello dell'infrastruttura internet e quello della formazione e della costruzione di una comunità di docenti. Abbiamo dotato tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado di Torino con la fibra internet ad alta velocità e nel contempo abbiamo informato e stiamo continuando a offrire formazione specifica sulle competenze digitali, inclusione e creatività. L'argomento di oggi è appunto relativo al progetto Per Contare e alle nuove proposte di guide, di attività per la classe quinta. Per Contare, ricordiamo, il progetto di ricerca e sperimentazione sulla didattica della matematica per le scuole primarie, coordinato dalla Fondazione ASPI. E abbiamo appunto con noi oggi Paolo Angelucci della Fondazione ASPI, che farà un piccolo intervento introduttivo sul progetto, e il referente scientifico, la professoressa Anna Baccalini Frank, insieme ai ricercatori Alessandro Rabrud e Silvia Funghi dell'Università di Pisa. Due osservazioni tecniche per voi, per seguire al meglio il webinar. Sulla destra avete un pulsantino come punto interrogativo. Se cliccate sul pulsantino potete accedere alla sezione domande che poi verranno poste a voce ai relatori, moderate da noi. Tutti i materiali e la registrazione del webinar verranno poi pubblicati sia sul sito di Riconnessioni nella news specifica in cui c'era il webinar, che è sul sito di Per Contare. Chi segue più del 50% del webinar verrà inviato un attestato di partecipazione dall'indirizzo che vedete qui, labriconnessioni@fondazionescuola.it. Direi che dopo queste brevi informazioni possiamo iniziare con il webinar di oggi. Quindi chiamerei qui sul nostro stage virtuale Paolo Angelucci e poi insomma gli altri relatori che si susseguiranno. Quindi lasciate la parola a Paola, grazie e a dopo per le Grazie a domande. te, grazie Chiara, grazie a te, benvenuti a tutti. Condivido il mio schermo. Ok, vedete? Sì. Allora, buongiorno a Sì, tutti. tutto, Io tutto a posto. benissimo, grazie. Io introdurrò velocemente il progetto. Un attimo, solo che sto spostando le varie slide. Ecco, allora, buongiorno. Per Contare, che cosa fa? Ha l'obiettivo di mettere a punto buone pratiche didattiche inclusive per accompagnare i bambini della scuola primaria nell'apprendimento della matematica. E noi come Fondazione ASPI ci occupiamo di favorire l'inclusione delle persone con disabilità e difficoltà nella scuola, nel lavoro e nella società in generale attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e abbiamo sempre, insomma, ormai da più di 40 anni lavoriamo con esperti nel settore, tanto abbiamo fatto per la scuola e a supporto dei bambini con difficoltà di lettoscrittura e anche per quanto riguarda la matematica. E la matematica perché? Perché nel 2010-2011 abbiamo iniziato a confrontarci allora con l'Università di Modena e Reggio su questo tema ed emerse che sono tanti i bambini, sono troppi i bambini con difficoltà di apprendimento della matematica, ma che solo una piccola percentuale di questi ha problemi di discalculia e che quindi gran parte delle difficoltà di apprendimento possono essere superate con appropriate pratiche didattiche. Di qui è nato il progetto Per Contare e che cosa fa? Realizza delle guide didattiche multimediali, fruibili online e gratuite per i docenti del territorio nazionale e sono fruibili attraverso il sito del progetto che è www.percontare.it. Le guide sono state sviluppate, noi diciamo così, in due fasi. La prima fase del 2011-2014 con lo sviluppo delle guide per la classe prima e seconda della primaria.
In questo caso, come dicevo prima, inizialmente abbiamo lavorato con la professoressa Bartolini Bussi dell'Università di Modena e Reggio insieme alla professoressa Anna Baccaglini Franca, allora assegnista di ricerca all'Università di Modena e Reggio. Il progetto è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo allora e abbiamo avuto il sostegno operativo della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Nel 2019 il progetto è ripartito e per lo sviluppo delle guide per le classi terza, quarta e quinta, sempre della primaria, perché naturalmente il progetto era rimasto un po', le guide erano rimaste un po', sì, insomma, ferme alla classe seconda. E in questo caso il progetto è stato scritto a quattro mani con Anna Baccaglini Frank come referente scientifico dell'Università di Pisa e con gli assegnisti, quindi al progetto partecipano anche gli assegnisti di ricerca, Silvia Funghi e Alessandro Ramplud. Il progetto è sempre coordinato da noi come ASPID e finanziato da Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo che ci ha dato e ci dà ancora un importante supporto operativo come quello che ci viene fornito in occasione proprio di questi webinar formativi. Come procediamo per lo sviluppo delle guide? Vengono elaborate dai referenti scientifici le nuove proposte didattiche che vengono sperimentate nelle classi che partecipano naturalmente alla sperimentazione, vengono raccolti feedback che poi vengono che ci aiutano anche a riflettere, fare una riflessione successiva sulle proposte sperimentate e poi in base diciamo, a tutti gli aggiornamenti vengono pubblicate a livello nazionale per i docenti. Hanno partecipato alla sperimentazione alcune scuole delle regioni Piemonte, Emilia Romagna e Toscana, anche se comunque, come dicevo prima, tutto quello che viene realizzato poi rimane disponibile gratuitamente per i docenti del territorio nazionale attraverso il sito che è sempre www. Punto per contare.it. Questa è la slide della home page del sito. Vedete, trovate nella sezione guide tutte le varie, è possibile accedere alle varie guide. E cosa trovate all'interno? Descrizioni, quindi c'è tutta la descrizione passo passo della proposta didattica con anche inserti audio, filmati e foto che testimoniano insomma come queste attività sono state svolte nelle classi e quindi come esempio di quello che è stato fatto. Abbiamo anche schede preimpostate, ci sono anche dei video tutorial per come andare a costruire gli artefatti. Alcuni degli artefatti proposti nelle guide e come andarli a costruire anche insieme ai bambini proprio in classe. Le guide, quindi comunque sul sito, sono presenti anche numerosi software, applicazioni web di supporto alla didattica che possono essere utilizzati oltre che su PC anche su dispositivi mobili perché sono appunto applicazioni web. Dicevo numerosi perché sono oltre 25, considerando anche tutti i nuovi software per le classi quinte che andremo poi a mettere a disposizione da settembre. E in più c'è anche tra i vari software, c'è anche la proposta di un robottino virtuale. È possibile accedere a questi software sia all'interno della proposta didattica, quindi nel menu a sinistra, sia all'interno della sezione risorse. Qui vedete c'è la voce software. Un'altra risorsa che appunto evidenzio sono i video formativi che trovate sempre nella sezione risorse e qui abbiamo raccolto tutti i video formativi che sono stati realizzati dal 2011 ad oggi, quindi anche la registrazione del video di oggi andrà a confluire in questa sezione qua. Evidenzio anche sotto la sezione sotto guide anche le domande frequenti in cui abbiamo cercato di raccogliere domande e risposte che ci sono state poste prevalentemente nell'ambito dei webinar che sono stati svolti fino ad oggi e quindi almeno ci hanno riferito, insomma, che spesso rispondono a molte delle domande e curiosità che avete in generale sul progetto. Vi ricordo che il 15 settembre 2022 ci sarà
la presentazione della guida di quinta, perché in settembre ci sarà la pubblicazione, quindi c'è già la possibilità attraverso questo link di iscriversi al webinar, e comunque sia, poi se siete iscritti al sito di Percontare riceverete una mail informativa, insomma, anche nel periodo estivo, per ricordarvi di questo importante appuntamento di settembre, in cui ci sarà la presentazione della guida di quinta, che per noi chiude tutto il ciclo delle guide e, diciamo, chiude definitivamente il progetto in corso. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola alla professoressa Anna Baccaglioni Frank. Grazie Paola. Qui dovrei aver condiviso e lanciato la presentazione. Ottimo. Quindi buonasera e grazie a tutti e a tutte di esservi collegati anche oggi con noi, il 23 giugno. Vi stiamo mettendo a dura prova, mi sa, ma vi ringraziamo veramente tanto. Dunque, in questo webinar ufficialmente ci occupiamo già delle guide di classe quinta e abbiamo ritenuto però utile fare un excursus su parte dei percorsi che proponiamo nell'ambito della geometria. Perché purtroppo, quindi l'intero webinar è dedicato alla geometria questa sera. Perché purtroppo quest'ambito della matematica viene lasciato da parte, diciamo, sia a livello didattico e sia purtroppo è successo così anche in molti dei nostri webinar, in cui se ne è parlato solo poco e non credo che abbiamo mai dedicato, ecco, un intero webinar alla geometria. Ci troviamo solo ora in realtà a poterne parlare più a fondo, anche perché la pubblicazione di queste parti delle guide ha sofferto più di altre a causa delle sperimentazioni che sono state più a singhiozzi per vari motivi. Sicuramente ha contribuito anche il Covid, comunque anche in tempi pre-Covid la geometria, come vi dicevo, è un ambito della matematica che a scuola subisce parecchio e viene lasciata in disparte molto 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 a lungo. Quindi, come sapete, come vi diceva Paola, noi non pubblichiamo materiale, anche se diciamo diverso è stato progettato, fino a che non riusciamo a fare almeno i due cicli di sperimentazione e revisione, come dà la metodologia, insomma, che utilizziamo in questo progetto di ricercazione. Ci tengo personalmente molto alla geometria, perché è importantissima anche a supporto dell'aritmetica e di diversi ambiti della matematica. È un ambito appunto diverso dall'aritmetica, in cui certi bambini che magari soffrivano particolarmente in aritmetica invece fioriscono, e quindi anche per questo è interessante, e supporta moltissimo della ricerca anche molto avanzata in ambiti matematici, diciamo più avanzati, successivi a quelli che si possono incontrare a scuola, ma che invece si utilizzano molto a livello della ricerca universitaria. Ora mi butto subito a pesce, diciamo così, su il primo dei due artefatti che introduco e che utilizziamo in questi percorsi sulla geometria, che è il GigiBot, di cui Paola vi ha fatto vedere uno scorcio della versione virtuale. In queste immagini state vedendo una delle versioni fisiche, in realtà stiamo progredendo attraverso diversi prototipi. Questa è una versione un pochino precedente, quando aveva un nome leggermente diverso. Vedete qui, però, era una bella foto in cui, insomma, si vedevano molto chiaramente i due pennarelli inseribili, uno posteriore e uno anteriore. State vedendo anche delle tracce lasciate su un grande cartellone su cui disegna nel piano questo GigiBot, e questi pennarelli appunto lasciano queste tracce. Qui vedete proprio una foto diciamo dal dietro, in cui vedete come il pennarello posteriore segna e scrive, diciamo, in un punto che sta esattamente nel punto medio delle due ruote posteriori. Ecco, questi sono aspetti molto importanti fisici proprio della, diciamo, geometria del
del nostro Gigipot e del nostro artefatto, su cui bisogna che noi e i bambini riflettiamo quando cerchiamo di capire meglio come disegna le figure e come noi possiamo programmarlo per disegnare figure. Questo perché dico programmarlo? Perché si parla al Gigibot con un linguaggio di programmazione che è di Battisnap, con una veste, diciamo, personalizzata, come probabilmente diversi di voi sanno, che si può fare in Snap, in cui qui vedete sulla sinistra dei comandi a cui ne possiamo aggiungere altri. Questa è la versione, diciamo, più semplice, proprio che viene proposta a bimbi piccoli, piccoli voglio dire prima, ecco, si può sostituire, noi suggeriamo in realtà di sostituire questo artefatto al Bebot o eventualmente affiancarlo nel caso in cui si abbia il Bebot. Come forse sapete, nelle guide di prima e seconda si sono proposti invece sperimentazioni con il Bebot perché doveva ancora nascere questo artefatto che abbiamo inventato noi e che, diciamo, migliora alcune o implementa nuove funzionalità rispetto a quelle di altri robottini. Si programma, quindi questi sono esempi di altri comandi che gli si possono dare più avanti. Questo è un esempio di codice a blocchettini, vedete si sono incollati virtualmente questi blocchettini e questi vengono trasmessi al robottino fisico attraverso un comunicatore Wi-Fi che si attacca al computer e senza fili manda il messaggio al robottino. Che cosa fa il robottino? Ecco, questi sono altri esempi di comandi ancora, commenterò tra un pochino questi altri, diciamo, parametrizzazioni in termini di frazioni, dell'angolo piatto. Vi stava mostrando Paola la versione virtuale invece che è utilizzabile ora, da subito, da tutti, senza aver bisogno di comprare alcun artefatto fisico, di costruirsi, insomma, alcun artefatto fisico, più o meno appare così. E che cosa succede quando io vado a cliccare uno di questi blocchi di codice? Quindi per me codice è tutta questa sequenza di blocchettini appiccicati. Succede che, ecco qui adesso abbiamo acceso anche il naso, così vedete che cosa succede quando disegna, diciamo, col pennarello posteriore e con quello anteriore, vedete, esegue la sequenza di comandi esattamente come quello fisico e lascia una traccia che sullo schermo è appunto sullo schermo, mentre quando gira nel mondo fisico è su un foglio di carta. Perfetto, con quali significati matematici ci mettiamo in relazione? Perché, come ormai probabilmente sapete, tutte le volte che noi introduciamo un certo artefatto, in realtà noi lo progettiamo e poi progettiamo delle consegne per metterci in relazione con particolari significati matematici, particolari concetti matematici. Nel caso del Gigibot, per la geometria, ci mettiamo in relazione con questi principalmente. Okay, queste quindi sono delle scelte molto forti nostre, perché invece altre sperimentazioni, altri lavori, magari di ricercazione o immediatamente di implementazione didattica, possono virare invece molto di più su, per esempio, l'ambito del coding e poi diversi aspetti dell'informatica, che invece noi abbiamo scelto di utilizzare a supporto di queste nozioni di geometria. In particolare, volevo andare un pochino più a fondo sulla nozione di angolo, proprio perché è molto difficile. Ora, non farò una trattazione esaustiva, anche perché sarebbe estremamente impegnativa, anche avendo tanto tanto tempo davanti, ma ci tengo a dire che è una nozione estremamente difficile anche da un punto di vista epistemologico, forse la più difficile tra le nozioni di geometria che si introducono alla scuola primaria. E possiamo dire così che epistemologicamente è scivoloso, è difficile da definire, ne esistono tra l'altro diverse definizioni anche a livello di matematico, quindi libri diversi anche di matematica avanzata lo definiscono in maniere diverse a seconda della teoria, diciamo, che si vuole costruire, del tipo di ricerca, in questo caso di matematica, che si vuole fare. Noi a scuola il massimo che possiamo fare è esserne consapevoli e scegliere all'interno, diciamo, di definizioni o approcci possibili quelle che possono essere più funzionali per il tipo di significato che vogliamo sviluppare.
Qui vi ho messo un paio di diciamo, possibili rappresentazioni di angoli. Vedete a sinistra due semirette con un'origine in comune. Questa figura, diciamo, già dà origine a almeno due definizioni diverse di angolo, mentre la figura sulla destra, che è un'intersezione tra rette, da leggere come diciamo, un'intersezione tra rette, dà origine ad altre definizioni ancora di angolo e anche rappresentazioni dello stesso, ok? Come per esempio intersezione tra semipiani, che è una di quelle che si cerca di dare. Adesso vi faccio vedere con che tipo di magari modello fisico. Noi non punteremo invece su questa. Comunque sono in gioco aspetti estremamente diciamo complessi e comunque spesso definiti poco e male quando andiamo a parlare di angolo. Quali sono alcuni di questi, diciamo, su cui ho notato più difficoltà e anche confusione in diversi libri, anche per la scuola primaria? Allora, ci sono aspetti statici e dinamici, pensate all'angolo come rotazione rispetto invece ad un angolo, quindi una semiretta che viene ruotata e portata nell'altra spazzando magari una certa parte di piano. Comunque la rotazione anche come idea, se poi anche la definisco staticamente in matematica, è una nozione dinamica così, diciamo, nel nostro vissuto. E adesso vedremo qualche altro, diciamo, approccio dinamico all'angolo, rispetto invece ad approcci statici. Pensate per esempio all'intersezione di semipiani di cui, a cui accennavo prima. C'è poi la questione del concavo e convesso che viene intavolato, a mio avviso, troppo poco, a scapito invece di quello di parole che più tipicamente si ritrovano, tipo interno e esterno. Su questo qualcosina dirò. E poi c'è la questione della somma tra angoli, anche questa trattata in maniera spesso molto, molto superficiale. Tra l'altro si può parlare di somma di angoli prima anche di aver introdotto misura, usando solo definizioni geometriche senza, diciamo, aspetti numerici o di misura. Questo è molto importante perché in realtà la geometria nasce e vive anche senza la misura, cioè una sua, tant'è vero si parla di geometria sintetica ed è completamente staccata, diciamo, da aspetti di misurazione di perimetri, aree, angoli in gradi o quant'altro. E c'è invece poi l'aspetto anche della misura, che è addirittura un altro ambito matematico con cui cominciamo, diciamo, a mettere insieme aspetti appunto di geometria sintetica e di aritmetica. Si può misurare, misuriamo i numeri, possono essere una particolare misura, come abbiamo visto anche 2 giorni fa nell'ultimo webinar sulla linea dei numeri. In questo caso possiamo misurare l'angolo con gradi radianti o, per esempio, come accennavo prima, frazioni dell'angolo piatto. Quindi queste sono, diciamo, possibili, sono questioni che vanno toccate quando si parla di angolo. Alcune modellizzazioni e approcci che non sono quelle che diciamo, sposiamo noi, ma che magari potreste aver visto, alcune di queste le sto riprendendo da dei bellissimi materiali in realtà di Matabel, che era un progetto dell'INDIRE. Per quanto riguarda statico e dinamico, alcune modellizzazioni appunto sono queste, vedete, con i fogli di acetato che vengono sovrapposti e che danno in qualche modo l'idea di intersezione tra semipiani. Io interseco, diciamo, sovrappongo e quella parte colorata insieme è l'angolo, ok, così. Ma ancora anche un altro approccio sempre statico, se volete, è quello di posso delineare o costruire, disegnare con del gesso oppure costruire con dei nastri delle semirette, diciamo delle cose che assomigliano a queste semirette, che hanno un estremo in comune, in questo caso l'origine in comune, e posso parlare di passaggi di palla. Farò questo tra un attimo per parlare in realtà di convesso e concavo, ma posso approcciarlo anche in maniera dinamica, per esempio con questo tipo di attività in cui prendo un cartoncino, qui lo vedete nella mano di questo bambino, che viene intinto in dei colori a tempera e si tiene fermo, diciamo, uno dei vertici che vengono appoggiati, mentre l'altro
e tutto il segmento colorato, diciamo, viene fatto ruotare in modo da spazzare, così, dall'idea di spazzare una certa regione di piano. E quindi nasce in maniera dinamica una cosa che poi resta colorata e mi rimane, diciamo, a livello statico il percorso fatto in questa rotazione. Ancora come rotazione, tantissime attività si trovano con i ventaglietti o questi fiorellini dei cocktail o dei gelati, ma anche con bimbi, anche abbastanza piccoli, abbiamo ritrovato molti, molti materiali che fanno leva su lancette dell'orologio che poi vengono rappresentate dai bambini con movimenti delle braccia e posizioni reciproche delle braccia. Giusto per dire, ecco, statico e dinamico. Quando ne parlo in maniera dinamica, ho tutta una narrazione, ho un tempo che mi accompagna, diciamo, nella costruzione di questo oggetto matematico, ma che poi un domani, quando arriverò, non, magari in una scuola primaria, ma più avanti ad una definizione formale, dovrò escludere, perché in matematica non esiste più il tempo, viene tutto privato, diciamo così, dell'esperienza temporale. E ancora, tra interno ed esterno, concavo e convesso, sono, diciamo, coppie di parole, soprattutto interno ed esterno, molto spesso associato a questo tipo di rappresentazione, di idea che in qualche modo, diciamo, vuole alludere a questa parte, rispetto a quest'altra parte, diciamo, come se ci fosse un, diciamo, se ne parlo in termini interno e esterno, un interno e un esterno dell'angolo. Ora, con difficoltà si può arrivare a definire una cosa del genere, ma in realtà non abbiamo un interno ed un esterno di una figura, quindi è abbastanza rischioso parlare in termini di interno ed esterno, quando in realtà quello che stiamo andando a toccare matematicamente è concavo e convesso. Adesso, quindi, diciamo, senza far danno, anzi solo a vantaggio dei bambini, potremmo sostituire questa terminologia con angolo concavo e angolo convesso. E come ne possiamo parlare? In termini, per esempio, di, come vi dicevo prima, passaggi della palla. Posso dire in questo caso che il passaggio è avvenuto nell'angolo convesso. I bambini sono posizionati in due punti, in realtà qualsiasi di questa parte del piano. Si passano la palla e tutto il passaggio è compreso. Dunque sono nella parte convessa o nell'angolo convesso. Qui che cosa succede? Se ho un bambino qui e una bambina qui, il passaggio è avvenuto tutto nell'angolo concavo. Ok? Il passaggio è nell'angolo concavo, dico. E ancora che cosa può succedere? Che i bambini stiano in una posizione di questo tipo, il passaggio incrocia uno dei lati dell'angolo. In questo caso si dice che il passaggio non è in un angolo. Okay? Quindi queste sono frasi, diciamo, accettabili matematicamente con la parola angolo e con le parole concavo e convesso. Ancora un altro esempio. Qui abbiamo un passaggio tra bimbi in due punti che appartengono all'angolo concavo, ma il passaggio non è interamente compreso e questo può succedere ed è proprio una proprietà dei concavi, okay? Rispetto ai convessi, cioè succede che esistono coppie di punti per cui se li collego il segmento non è interamente compreso nel concavo, in questa regione, diciamo, del piano. Quindi il passaggio non è in un angolo, ma i bambini stanno nell'angolo concavo, se volessimo, diciamo, un'affermazione vera. Mentre se i bimbi giocano, diciamo, in modo qualsiasi nell'angolo convesso, succede sempre che il passaggio è interamente contenuto. E qui si può cominciare a intavolare un discorso su quelle che alcune delle parole chiave in matematica, così diciamo difficili anche loro a modo loro, che sono per ogni, okay? O esiste in questo caso per ogni, arriviamo a costruire, diciamo, questo modo di parlare, per ogni coppia di punti nell'angolo convesso, il passaggio è sempre contenuto. E questo è utilissimo per la nozione proprio di convessità. Che ci serve in topologia, tra l'altro è una definizione corretta di questa nozione, è molto utile parlare in questo modo.
Perfetto, e con questo diciamo, chiudo questa parentesi che ho aperta sulla nozione di angolo perché ci serve per delle cose che ci racconteranno Alessandro e Silvia oggi. Giusto, butto lì, ci avrete già probabilmente un pochino pensato e vi sarà venuto in mente che lavorare con il Gigibot fisico o virtuale privilegia un'introduzione dinamica dell'angolo come rotazione. In particolare il tipo di misura che uno dei tipi di misura che si possono utilizzare e che spingiamo, diciamo, perché gli insegnanti sperimentino di più, sono queste rappresentate, queste scritture, diciamo, di angolo come misurato, diciamo, come frazione di angolo piatto. E con questo tipo di, diciamo, sia di movimento e traccia lasciata dal Gigibot, come avete visto prima, oltre che con queste, diciamo, scritture che utilizziamo per le misure, possiamo e in realtà parleremo di angolo esterno o angolo supplementare. Diciamo così che anche l'angolo esterno non gode, diciamo, della stessa, di una definizione univoca, a volte si intende tutta quella parte, anche se abbiamo visto che non è corretto chiamarla angolo esterno, diciamo, quindi dell'angolo convesso, la misura sarebbe 360 gradi meno quella parte lì, mentre da altre parti, e a noi anche conviene parlarne in termini invece di angolo supplementare, quindi in realtà modulo 180 gradi, questo vedremo per come si comporta il Gigibot e per, diciamo, assimilare l'angolo ad un cambio di direzione. Perfetto. Per quanto riguarda invece l'altro artefatto che utilizziamo in geometria, questo sono diversi in realtà software di geometria dinamica, ne usiamo in realtà due, ne suggeriamo di usare due, ne esistono diversi altri. Li utilizziamo per metterci in relazione con questo tipo di contenuto matematico, quindi triangolo, relazioni di parallelismo e perpendicolarità, altezza, un'altra nozione abbastanza scivolosa per continuare con questa metafora introdotta prima, i quadrilateri e la loro classificazione, che è un tema abbastanza classico nella geometria della scuola primaria, in realtà anche della secondaria. E poi aree di poligoni e relazioni tra perimetri ed aree. Okay, quindi il perimetro che è stato introdotto con questi percorsi fatti dai robottini viene ripreso qui e questo aspetto che riguarda più la misura viene ripreso appunto in relazione all'area, proprio per evitare il più possibile, cioè per aiutare i bambini a avere chiari i concetti di area e perimetro, che molto molto spesso vengono confusi perché vengono tipicamente introdotti come formule da imparare a memoria e senza che riescano poi a ricordarsi e a gestire i significati che in realtà sono estremamente diversi tra loro. Allora, dicevo, la nozione di altezza, attenzione che è una no nozione che notoriamente crea difficoltà e questo è molto noto anche dai risultati, per esempio, dei campioni nazionali utilizzati per le prove INVALSI. Se andate a vedere molte delle domande che coinvolgono, diciamo, altezza in diverse situazioni geometriche vengono sbagliate moltissimo. Se siete interessati a questo, oltre che i quaderni INVALSI che sono molto interessanti e diversi articoli anche diciamo in italiano su riviste di didattica della matematica, ne esce una tra poco in versione forse un po' più divulgativa e che vuole essere dialogata col pubblico nelle strane storie nella rivista Archimede che escono circa ogni due uscite e la prossima sarà proprio sulla nozione di altezza. E proprio per parlare di altezza e utilizzando e sfruttando relazioni di parallelismo e perpendicolarità, introduciamo la nozione di striscia. Approfondisco qui soltanto la definizione, che magari non è nota a tutti, perché la utilizzeremo molto ed è quella che utilizziamo principalmente per classificare i quadrilateri e poi andare a ricavarci formule per il calcolo delle loro aree. Dunque, per quanto riguarda striscia, ho bisogno di
due rette parallele, quindi ho già lavorato con la nozione di parallelismo, in realtà anche di perpendicolarità, e parlo di striscia come della parte di piano compresa tra due rette parallele. Inoltre mi interessa molto quella che viene chiamata altezza della striscia, che è quella che sfruttiamo poi per imbastire tutto il lavoro sull'altezza e poi sulle aree. E la si può, diciamo, costruire, si può parlarne così. Si traccia una perpendicolare alla retta A da un punto H che intersecherà anche B in K. KH è detta l'altezza della striscia. Eccolo qui, HK è l'altezza della striscia. Benissimo, e concludo con un'ultima, diciamo, slide in cui anticipo una domanda che non so se qualcuno già si stava facendo, ma perché parlare di striscia? Magari non tutti nemmeno conoscevano la nozione di striscia. E, diciamo, ci sono vari motivi, almeno tre entrano un pochino in quello che andiamo a dire oggi, e sono che fa leva su relazioni di parallelismo e perpendicolarità, che sono molto utili anche in altri ambiti e molto spesso sono comunque trattati precedentemente, noi li trattiamo precedentemente. E agevola la classificazione dei quadrilateri in maniera inclusiva, questa volta inclusivo rispetto alle nozioni matematiche, okay? Cioè un esempio è riuscire a vedere il quadrato come particolare rettangolo, ma anche i parallelogrammi come particolari trapezi, i rombi come particolari parallelogrammi, eccetera. E la definizione di altezza di una striscia agevola anche la scoperta di formule per il calcolo dell'area di poligoni inscrivibili. Quindi triangoli, trapezi e tutti, diciamo, i sottoinsiemi. Parleremo ancora tanto di questo, quindi è meglio che io mi fermi. Dico solo che tra questi due artefatti che ho introdotto in questa prima breve panoramica, c'è poi tutto il lavoro sulle sinergie, sul lavoro, diciamo, accostato o successivo, ciclico, diciamo, che ritorna su questi due artefatti proprio per costruire in maniera più solida, come noi facciamo sempre, i significati matematici di riferimento. Dunque, vi ringrazio tantissimo, passo la parola ad Alessandro. Grazie mille Anna, aspetto la condivisione del video, grazie mille. Allora, dovreste vedere l'immagine, chiedo conferma se è tutto a posto. È tutto a posto, vedete? Sì, vediamo benissimo. Perfetto, grazie Chiara. Allora, grazie, intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti, anche davvero encomiabile, davvero vista anche la data. Allora, anche oggi ci occuperemo di osservare delle possibili traiettorie di sviluppo che sono presenti nelle guide di Percontare, quindi arriveremo anche alle guide di quinta in realtà. E che hanno però come artefatti privilegiati dei robot e dei software specifici. Ciò che ci interessa qui, come ha già ribadito anche la Anna precedentemente, però, è l'utilizzo di tutti questi artefatti in funzione di una scoperta di significati matematici che sono legati espressamente alla geometria. Allora, proviamo quindi ad individuare alcune delle caratteristiche importanti che questo approccio didattico vuole considerare prioritariamente. Allora, intanto, il fatto che vi sia un sapere incorporato nello strumento, ossia che gli oggetti e le funzionalità del micromondo, e quando parliamo di micromondo, parliamo di un ambiente di lavoro informale nel quale gli allievi possono sperimentare idee matematiche, interagendo con oggetti virtuali dotati di una propria logica, offrono appunto l'opportunità di un'esperienza diretta con gli oggetti matematici. Non solo, ma vogliamo anche far riferimento a una particolare disciplina, come dicevamo prima, per noi, che è la matematica.
Inoltre, l'interazione, quello che noi interessa qui, una delle caratteristiche appunto di questo tipo di approccio è un'interazione tra allievo e strumento proprio nel contesto scolastico. Infine, ovviamente, il ruolo dell'insegnante. Come sapete, più volte l'abbiamo ribadito, per noi è importantissimo il ruolo che l'insegnante riveste nella funzione di design di attività all'interno appunto di questo contenitore un po' particolare che è il micromondo. Bene, allora entriamo quindi nell'esplorazione di quello che è il primo robottino che i bambini incontrano e che è un perfetto ponte, a nostro avviso, fra scuola primaria e scuola dell'infanzia. Allora, questo robottino è quello che vedete rappresentato qui piccolino ed è Vivot. Gli oggetti che consideriamo sono ovviamente, come dicevamo prima, il robottino, ma questo robottino è legato e strettamente legato con una griglia quadrettata su cui si muove. Ora è possibile quindi inserire possibili ostacoli che si trovano sui percorsi, sia nel formato digitale che nel formato analogico di questo, o quindi creare degli ostacoli. Le operazioni che si possono compiere programmando questo robottino con gli appositi tasti poi permettono di realizzare percorsi che si articolano sui quadrati della griglia. Questo consente alle bambine e bambini di operare delle primissime scoperte, come per esempio il passo avanti o indietro, che corrisponde per esempio ad un lato del quadretto. In altre parole, quindi, quella diventa l'unità di misura di movimento del robottino. Capite questo come è importante per il discorso appunto del costruire, per esempio, unità di misura che alla scuola dell'infanzia saranno non convenzionali e che progressivamente diventeranno convenzionali. Non solo, c'è una particolare modalità di svolta di questo robottino, che è la rotazione. In particolare la rotazione standard che offre Bebot, in questo caso, ecco perché poi vedremo tutta una serie di differenze anche col Gbot, equivale appunto a 90 gradi e può essere effettuata in senso orario e in senso antiorario. Capite quindi come tutto questo meccanismo di esplorazione è estremamente importante. Infatti, a questo punto possiamo quindi provare a interrogarci su quali sono i saperi incorporati che andiamo a sondare e a scoprire utilizzando per esempio questo artefatto. Allora, vediamo di andarli a vedere. Dunque, prima di tutto, ovviamente, l'orientamento nello spazio. È chiaro che questo robottino ci consente di fare tutta una serie di lavori sull'orientamento spaziale. Anche inoltre a questo, per esempio, è possibile, come dicevamo prima, andare ad affrontare elementi legati alla misura o alle figure geometriche, lo vedremo, alle coordinate cartesiane, a un primissimo approccio ovviamente in questa fase alle coordinate cartesiane, ma anche a un pensiero formale, e vedremo in che termini, e alla programmazione e costruzione appunto di algoritmi. Infine, ha un'idea appunto di pianificazione. Capite che tutto questo è estremamente coerente con le indicazioni nazionali e soprattutto i nuovi scenari che hanno a che fare proprio con l'aspetto legato al coding, alla programmazione, eccetera. A noi però, dicevamo anche prima, interessa molto il discorso della misura delle figure geometriche e ovviamente delle coordinate cartesiane. Quindi, adesso, per provare a farvi vedere di cosa stiamo parlando, darei uno sguardo in modo sintetico, volevamo darvi questa panoramica su un progetto che è stato realizzato da all'epoca una studentessa di scienze della formazione primaria, la dottoressa Alessia Azzardi, in una scuola dell'infanzia. Questo passaggio è per noi importantissimo perché se anche non rientra specificamente nel progetto per contare, però ne mostra contemporaneamente alcune traiettorie di sviluppo verticale. Questo per noi è davvero molto importante, lo vedremo anche quando arriveremo in fondo con la collega Silvia Funghi che vi farà vedere alcune cose che hanno a nostro avviso uno sviluppo molto forte per quanto riguarda la secondaria di primo grado.
Dicevamo, il progetto è molto ampio e lo analizzeremo qui, purtroppo solo in riferimento agli elementi precedentemente individuati per sviluppare i significati matematici di geometria, anche in questo caso, come dicevamo, alla scuola dell'infanzia. Come primo passaggio vorremmo far notare qui la scoperta dell'artefatto. Lo vediamo nelle immagini, nelle due immagini che abbiamo riportato a destra e a sinistra. Attraverso cui si sarebbe poi articolato il percorso progettato col robottino. Riportiamo qui due foto che sono paradigmatiche e che testimoniano due momenti fondamentali dell'esplorazione dell'artefatto, che avviene attraverso domande specifiche e innescanti: come è fatto e soprattutto che cosa fa. Molto interessante che in questa fase, per esempio, non necessariamente il robottino si deve muovere, ma può essere anche semplicemente analizzato da fermo, anche senza le batterie, appunto per vedere che cosa succede. Bene, che cosa capita in questo percorso? Beh, attraverso un lungo percorso di scoperta, qui purtroppo per ragioni di sintesi devo essere molto rapido, ma immaginate che questo percorso è davvero molto lungo, e soprattutto di manipolazione dell'artefatto, le bambine e i bambini cominciano ad approcciare ad una serie di problemi che potremmo sintetizzare, per esempio, in questo modo: il bibot, il passo di bibot ha sempre la stessa lunghezza o varia, cioè a volte è più lungo e a volte è più corto? Ma soprattutto, come lo fa? Guardate, queste immagini perché sono estremamente interessanti, a nostro avviso, estremamente comunicative di questa riflessione che i bambini, ripeto, già dalla scuola dell'infanzia possono cominciare a fare. Ancora. Molto interessante risulta anche la produzione grafica che mostra differenti modalità di visualizzazione da parte delle bambine e dei bambini. Vi faccio vedere. Qui vedete le due rappresentazioni delle griglie su cui si muove Bibot. Che cosa vediamo? Beh, innanzitutto vediamo un disegno come quello di sinistra che è legato alle intersezioni di linee, ma il bambino in questo caso non vede, il bambino, i bambini non vedono le caselle, cioè quindi c'è una sorta di riflessione che è su quel nastro adesivo che avete visto prima. In questo caso invece conto caselle, ma non riesco a disegnare ovviamente queste caselle allineate, quindi mi occupo esclusivamente dei quadrati, cioè di un prodotto finale. Ora, a tutto questo lavoro, un ulteriore sviluppo è stato poi implementato attraverso anche giochi che vedete sono giochi corporei che incorporano i movimenti del robottino. Questo è molto importante. Qui vediamo infatti questo gioco che è un bambino cavaliere che viene posizionato sulla griglia e invita a seguire le indicazioni di un altro bambino per raggiungere un oggetto principessa collocato in un'altra casella. La classe osserva nel caso di errori. Suggerisce un percorso diverso. Vedete come questo poi può essere implementato con ulteriori elementi, cioè elementi di ostacolo lungo il percorso, il drago e quant'altro. Entriamo quindi a questo punto davvero nel lavoro che diventa particolarmente interessante nelle prime classi della scuola primaria. Ci rifacciamo specificamente, credo sia inserito proprio anche nel sito di Per Contare, a un articolo pubblicato alcuni anni fa da Mariolina Bartolini Bussi e dalla professoressa Anna Baccaglini Franco. In esso viene sviluppato con particolare attenzione l'uso del robottino Bibot in una funzione però specifica, quella della scoperta di particolari proprietà che identificano rettangoli non quadrati, vedremo questa definizione, e rettangoli quadrati. Per esempio, che cos'è che in questo progetto e che è confluito ovviamente all'interno di Per Contare era importante? Beh, l'orientamento spaziale e la lateralizzazione, l'identificazione e descrizione di percorsi su griglia, lo vedremo, riconoscimento e descrizione di proprietà di percorsi, descrizione di quadrati, eccoli qua, rettangoli, come particolari percorsi, anche questo lo analizzeremo, identificazione e costruzione di proprietà di quadrati e rettangoli in termini geometrici. Ora, che cosa emerge da questo primo lavoro che è stato fatto in una prima primaria? Beh, intanto
vediamo che queste immagini che vediamo qui riportate, che cosa ci testimoniano? Ci riportano l'esplorazione di possibili percorsi progettati da gruppi di bambini differenti e poi dettati ad altri gruppi. In questa attività, in queste tipologie di attività, è possibile osservare come nelle prime classi della scuola primaria sia un esercizio particolarmente complesso. Vedete qui che è la stessa identica struttura che viene ripetuta ma in modo differente. Della scuola primaria, dicevamo, un esercizio complesso, ma che nella sua forma ludica permette alle bambine e ai bambini di cimentarsi con alcuni degli obiettivi che abbiamo precedentemente mostrato, quindi la capacità appunto di orientarsi nello spazio, eccetera. Che cosa inoltre emerge? Emerge la costruzione di possibili sequenze di programmazione che sono costruite precedentemente alla sperimentazione con robottino e poi verificate praticamente. Anche questo elemento è un elemento molto importante, cioè l'uso del robottino come verifica di ciò che io ho ipotizzato. Quindi il lavoro è prima di tutto di pianificazione. Ecco il discorso che si faceva in precedenza con gli obiettivi che avete visto. Da notare l'uso simbolico, per esempio, per la costruzione delle sequenze stesse, ma soprattutto la capacità delle bambine e dei bambini di utilizzare i numeri per indicare reiterazioni di comandi. Li vediamo qui, 14 avanti, un giro, poi 6 avanti, eccetera, eccetera. E ovviamente questo tipo di approccio può essere iniziato già alla scuola dell'infanzia, come potete vedere lì, ed è stato fatto alla scuola dell'infanzia anche, per divenire possibile oggetto di continuità appunto con la scuola primaria. Non solo, ma di notevole importanza e interesse per noi è la costruzione di sequenze di programmazione che portano le bambine e i bambini ad identificare in modo specifico delle configurazioni che sono particolari, cioè la rappresentazione di possibili lettere. Vedete qui i bimbi qui utilizzano l'espressione fa una L. In questo senso ci pare importante sottolineare come questa tipologia di attività possano configurarsi anche come possibilità di sviluppo multidisciplinare fra l'ambito logico e l'ambito linguistico. Pensiamo soprattutto all'inizio della scuola primaria, questi elementi diventano e possono diventare estremamente interessanti. Non sto a specificarvi tutta l'esplorazione che è stata fatta, vi posso dire che attraverso poi un'elaborata sperimentazione e analisi delle differenti lettere dell'alfabeto, si giunge alla scoperta della possibilità o impossibilità appunto di tracciarle. Non tutte le lettere dell'alfabeto possono essere tracciate, o meglio, possono essere tracciate ma in modi molto complessi e non necessariamente vengono identificati dai bambini. Però appare, come vedete qui, una particolare configurazione, cioè quella legata alla lettera O, che le bambine e i bambini, per realizzarla con il BBOT, definiscono in modo molto situato ma molto interessante come una O quadratizzata. Eccola qua, la vedete. E capite che questo è un elemento innescante per l'insegnante per cominciare a lavorare appunto su quello che vedevate prima, cioè un primo approccio ai quadrilateri, a particolari quadrilateri che adesso vedremo. Allora, che cosa emerge? A questo punto l'insegnante, quando cominciano ad emergere questi elementi, procede a una prima formalizzazione di questi oggetti, fra virgolette, passatemi il termine, che cominciano ad emergere. Formalizzazione che viene messa addirittura sul quaderno delle bambine e dei bambini. Qui, per esempio, possiamo notare che cosa viene scritto e su quali elementi si appunta l'attenzione della docente. In questo caso, le nostre scoperte, quando diamo a BBOT sequenze di comandi cui tutti i giri sono dalla stessa parte, ci sono quattro giri, il BBOT disegna sempre O quadratizzate, eccole qua.
I matematici chiamano rettangoli tutte le O quadratizzate. Vedete come cominciano ad emergere e il linguaggio così importante dal punto di vista matematico e così importante anche dal punto di vista di ciò che le indicazioni nazionali ci dicono, viene continuamente evidenziato. Non solo, ma emergono altri e ulteriori elementi interessanti che proviamo a analizzare qui di seguito. Le O quadratizzate possono essere con lunghezze, dicono i bambini. Stiamo sempre parlando di testi situati in prima primaria. Possono essere tutte uguali o uguali di fronte. Guardate che questa definizione è davvero molto importante. Cosa significa questo uguali di fronte? Beh, uguali di fronte a questa caratteristica, cioè come 3-2, 3-2 o 2-4, 2-4, che sono ovviamente gli avanzamenti. Vedete che qui non sono considerate, per esempio, le rotazioni. Oppure sono tutte uguali. E cosa vuol dire tutte uguali? E beh, tutte uguali esce appunto un particolare rettangolo che è il quadrato, in questo caso 2-2-2 oppure 3-3-3-3. Anche qui vedete che non è presente nessuna riflessione sulla rotazione. Questo passaggio, come è facile immaginare, è per noi davvero molto importante perché inizia a sottolineare già in prima primaria alle bambine e ai bambini che il quadrato non è altro che un particolare rettangolo, ossia un rettangolo con una serie maggiore di vincoli, potremmo dire. Quindi, nello specifico, l'attenzione e l'esplorazione si concentrano proprio sulle proprietà dei lati di questi due quadrilateri. Il lavoro qui in prima poi si era esaurito in questo lavoro, ma cosa aveva fatto l'insegnante? Beh, l'insegnante aveva estratto queste immagini e creato un cartellone che poi sarebbe stato riutilizzato nelle classi successive, ritornando di nuovo sui quadrilateri. Quindi vedete come questo percorso è un percorso di lunghissima gittata, potremmo dire. Quindi le O quadratizzate con le lunghezze tutte uguali a questo punto assumono anche un nome specifico particolare, che è quello appunto di quadrati. Detto ciò, proviamo a fare un piccolo passo avanti in questa traiettoria che abbiamo cominciato a tracciare. Questa esplorazione caratterizza la transizione, appunto, lo abbiamo detto, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. Ora, questa consente alcune prime scoperte su particolari forme geometriche, lo abbiamo visto. Passiamo quindi ora all'uso di un altro robotino che ha presentato anche prima Anna, c'è sia la versione fisica che la versione digitale che è già disponibile sul sito, la potete utilizzare, poi lo vedremo, che come vedremo consente una serie di manipolazioni ancora più specifiche. Cioè GigiBot in pratica ci dà la possibilità di fare qualche cosa in più rispetto a quello che abbiamo visto prima. Quindi la nostra attenzione si concentrerà sui percorsi che si sviluppano fra, in questo momento, la classe terza e la classe quarta delle guide di per contare, per poi arrivare appunto alla classe quinta. Allora, che cosa è successo? Beh, abbiamo visto che nel BBOT quello che potremmo definire codice è di fatto una sequenza di azioni che consistono nel pigiare diversi bottoni, lo abbiamo visto, in una certa sequenza. Ora, nel GigiBot si fa un ulteriore passaggio, cioè si entra in un vero e proprio ambiente da pre un ambiente, scusate, di programmazione. Cioè si utilizza Snap. Snap è una derivazione di Scratch per chi lo conosce. E quindi il codice diventa una vera e propria sequenza di comandi da dare al robottino. Qui vedete proprio la rappresentazione del GigiBot virtuale che trovate già disponibile nelle guide di per contare. Quindi è un primo incontro, appunto, come dicevamo, con un ambiente di programmazione. Che cosa succede a questo punto? Beh, a questo punto
Riprendiamo una delle consegne. Io adesso la manderò perché qui avete un breve video, mentre va vi dirò alcune cose. Allora, che cosa si vede? Beh, riprendiamo una delle consegne che sono state introdotte con Bibot, ovvero la richiesta di far disegnare al robottino un rettangolo. Come abbiamo visto, questa consegna può portare molto presto a riflessioni importanti sulla struttura del codice da dare a Bibot. Vediamo quindi con GGBot cosa succede. Lo abbiamo visto. Qui abbiamo la sequenza di programmazione da questa parte, che viene posta su questa lavagna, e qui abbiamo il nostro GGBot virtuale che ha realizzato il rettangolo. Avete visto quindi che quello che è stato realizzato prima con BBot può essere trasferito qui, cambiando completamente ambiente. Non solo, ma a questo punto succede qualche cosa di diverso. Cioè, che cosa succede? Beh, per chiudere il percorso, innanzitutto, riportando Gigibot nella posizione iniziale, bisogna che il codice di programmazione si concluda con una rotazione, a meno che i bambini non chiudano il percorso con due segmenti posti nella stessa direzione. E qui, ovviamente, può capitare che i bambini facciano determinate scelte. E quindi dobbiamo essere pronti come insegnanti appunto ad analizzare questo passaggio. Ma non solo. Per disegnare un rettangolo è necessario costruire un codice che contiene esattamente quattro blocchi di rotazione. Attenzione, perché qui c'è una puntualizzazione. Cioè, questo è vero se supponiamo che i bambini utilizzino meno rotazioni possibile. Infatti, GGBot ritorna sulla stessa direzione se dopo una rotazione compie un ulteriore giro di 360 gradi. Cosa possibile utilizzando per esempio 5 rotazioni giro su uno dei vertici del rettangolo. Oppure se dopo il primo giro se ne aggiungono due, che siano l'una nel senso opposto dell'altro, per esempio facendo giro, giro e giro nell'altro senso. Quindi capite che è possibile che vi siano combinazioni differenti. Diciamo che questa combinazione è quella che ci riporta, partendo da un vertice fondamentalmente, ci riporta nella stessa posizione il robotino di partenza. Qui poi è possibile fare molte altre scoperte legate per esempio al fatto che la quarta rotazione che noi facciamo dal punto di vista geometrico ci viene gratis, quindi una delle possibili definizioni appunto dei quadrilateri emerge quasi gratuita da questo passaggio. Queste quattro rotazioni infatti devono avvenire tutte nello stesso senso, l'abbiamo visto in precedenza. Oppure, appunto, ci sono più rotazioni, ma devono riportare il robottino al punto di partenza. E qui un elemento che la Anna ha sottolineato più volte, di come in realtà la geometria alla fine è un elemento statico che non prevede l'aspetto temporale, scusate, non statico, non prevede l'aspetto temporale, ma prevede solo l'oggetto finito. Quando prima ci faceva vedere gli angoli, appunto, ci ha fatto vedere questo elemento estremamente interessante. Non solo, se il codice di programmazione si chiude con una rotazione, è necessario che all'interno di esso vi siano due sequenze di passi che si ripetono. Per esempio, un passo avanti, rotazione, tre passi avanti, rotazione, un passo avanti, rotazione, tre passi avanti, rotazione. Questa possibilità si modifica ovviamente, lo dicevamo anche prima, se i bambini decidono di non iniziare la traccia dal percorso da uno dei vertici del rettangolo. Anche in questo caso vi faccio vedere un ulteriore video che mette a confronto due sequenze. Cioè proviamo a far disegnare a Gigibot prima un rettangolo non quadrato e poi un quadrato. Un rettangolo quadrato. Nel video è presente, in questo caso lo vedete, l'utilizzo di blocchi. Ripeti che possono essere esplorati durante l'utilizzo di GGBot e della sua interfaccia SNAP. Ovviamente tale possibilità non deve essere necessariamente sfruttata, ma sarà possibile che le bambine e i bambini utilizzino sequenze ripetute, per esempio, di programmazione di codice. Ovviamente questi non sono elementi d'errore a meno che uno non abbia imposto determinati vincoli, ma sono modalità diverse di rappresentare appunto la stessa possibilità di costruzione del robottino. È assolutamente interessante, qualora capitasse, discutere anche queste differenti modalità di costruire delle sequenze di programmazione che fanno produrre a Gigibot la medesima traccia.
faccia. Quindi, di nuovo, come sempre, quando all'interno del progetto precontare, noi diamo molto spazio alla discussione, alla riflessione, all'argomentazione e al confronto di opinioni differenti che magari hanno portato a uno stesso risultato o anche a risultati differenti. Ulteriore elemento di riflessione, lo vediamo qui, riprendiamo proprio quella sequenza che in realtà, se andiamo a rappresentarla su BBOT, è la stessa e ci permette di fare alcune riflessioni di confronto. Allora, vediamo un po'. Entrambi i codici di programmazione hanno esattamente, come dicevamo prima, quattro rotazioni nello stesso senso. Non solo i codici di programmazione presentano due sequenze di passi uguali a 2 a 2, ma nel caso del quadrato si va anche ancora oltre, in quanto tutti i codici di programmazione del quadrato dovrebbero presentare tutti quattro volte la stessa sequenza di passi. E anche qui ritorna l'avvertenza che abbiamo inserito prima, quindi dobbiamo prestare particolare attenzione ovviamente a dove posizioniamo il ggbot o il bbot per realizzare queste cose. Ma soprattutto quello che ci interessa e di estrema importanza è che appunto per modificare delle sequenze di blocchi passo avanti nel codice di programmazione di un rettangolo non quadrato al quadrato, basta agire solo sulle sequenze di blocco passo avanti, rendendole quattro sequenze tutte uguali, ma non andando a modificare ovviamente le rotazioni, a meno che non si facciano delle ulteriori riflessioni che appunto potrebbero essere sviluppate, potrebbero anche portare altri elementi interessanti. Vedete come siamo ritornati sostanzialmente a quella O quadratizzata di prima, ma oggi, a distanza di tempo e usando quest'altro artefatto, appunto, abbiamo scoperto qualche cosa d'altro. Ora, fin qui abbiamo fatto con ggbot e abbiamo ritrovato, sotto un diverso punto di vista, alcune proprietà dei rettangoli che avevamo però già scoperto grazie a ggbot. Adesso, che cosa davvero cambia? Adesso c'è una differenza molto forte che caratterizza i nostri due robottini, ggbot e il bbot. E qual è questa differenza, che è una differenza in termini di potenziale semiotico? Il fatto che su ggbot sia possibile inserire una sorta di naso. Nel robotino virtuale è possibile farlo schiacciando la traccia, il N, mentre invece nel robotino fisico c'è proprio un alloggiamento apposito. Allora, che cosa ha questa caratteristica? Questa caratteristica parte con una consegna delle guide di percontare, che è questa. Vi ricordate il percorso a forma di L che abbiamo disegnato tempo fa? Vogliamo provare a vedere cosa succede adesso che abbiamo scoperto il tasto NU, abbiamo inserito il pennarello. Provate nei gruppi a programmare ggbot virtuale per farlo muovere a L, così proviamo a vedere cosa ha traccia questa volta. Potete usare al massimo 10 blocchi passo avanti e un blocco di rotazione. Vedete che si danno alcuni elementi, ma poi i bambini devono provare a fare questa esplorazione. La prima consegna che dicevamo, uso di questa nuova caratteristica del ggbot, parte quindi dall'intento di attivare nei bambini dei processi predittivi circa il cambiamento della traccia lasciata dal ggbot con questa nuova funzionalità. Qui la vediamo appunto cominciano a prevedere che cosa succede, vedete la programmazione e qui vedete che cosa si immagina che capita. Possiamo vedere come la presenza del naso si traduca nella previsione dei bambini in qualcosa di simile ad una specie di spicchio, che diventa estremamente interessante perché appunto ci richiama quella riflessione che prima faceva Anna all'inizio. Chiedo alla regia gentilmente di mandare il video 1 in
in modo tale da poter commentare poi che cosa accade. Ok. Ma secondo te perché è completamente diverso? No, perché è completamente diverso? Perché noi abbiamo pensato che c'era un pennello qua e uno qua e quindi facevano un L. Cos'è che non avete calcolato? Gli angoli e... qua. Gli angoli. Andres? Ah, tu eri del gruppo, non avete calcolato? Davanti si poteva fare. Perché c'è il pennarello davanti. Eh sì. Cioè davanti si poteva fare. Ok. E come si qua? Questo rimane fermo, però questo fa una curva qua. Fallo vedere, l'avete visto? Alzati in piedi, fallo vedere a tutti. Cioè, Giuseppe, guarda, invece di guardare Karim. Allora, fagli vedere il pennarello davanti, fallo vedere. Qua c'è il pennarello davanti. Quando giriamo, questo rimane fermo. Quello rimane fermo, quello dietro, il pennarello del polso rimane fermo. E poi? Però qua il pennarello davanti fa una Penso vediate lo schermo adesso. Mi confermate che vedete lo schermo? Sì, vediamo tutto. Perfetto. È estremamente interessante, come avete visto, è il commento di questo bambino che cerca di spiegare fisicamente, attraverso anche l'uso di metafore o di uso sulla mano, di segni e di movimenti della mano, appunto, questa cosa. Perché noi abbiamo pensato che c'era un pennarello qua e uno qua, e quindi facevamo due L. Quindi la prima bambina, quella della scheda, mostra come avevano frainteso la consegna, mentre invece la seconda, estremamente interessante, è proprio quella in cui il bimbo ci mostra con dei gesti e illustra come costruisce anche il suo pensiero in relazione alla presenza proprio dei due pennarelli. E il rispecchiamento, soprattutto dell'insegnante, aiuta il bambino a far evolvere il suo segno situato, che è sempre più che passa da questo qua, appunto, al pennarello davanti, in contrapposizione al pennarello del polso. Tra l'altro, appunto, di nuovo avete visto come estremamente interessante sia il piano, appunto, metaforico che utilizza questo bambino per tentare di spiegare questo elemento. A questo punto quindi possiamo riprendere un altro codice che conosciamo bene, che è quello del rettangolo, lo abbiamo visto precedentemente. Chiediamo ai bambini questa cosa: provate nei gruppi a stendere un codice per far disegnare a Gigibot virtuale un rettangolo, riportando Gigibot virtuale alla posizione iniziale. Potete usare al massimo 14 blocchi, compresi sia i blocchi passo avanti che i blocchi di rotazione. Se volete, potete aiutarvi con un disegno. Provate poi a immaginare il disegno che farà Gigibot virtuale con il naso e provate a disegnare questa vostra previsione sul foglio bianco. Molto interessante quella che vediamo qui, queste previsioni e poi anche quella fatta dal Gigibot, che sono esattamente coerenti e sono estremamente interessanti. A destra infatti vedete un esempio di protocollo dove i bambini e le bambine hanno prodotto questo disegno come previsione della striscia realizzata e poi il percorso effettivamente realizzato dal robot. A questo punto passiamo a qualcosa di ancora più complesso, cioè usciamo dai quadrilateri. Chiedo di mandare cortesemente il video 2. Paolo, spiega a Viola come mai il triangolo non si può disegnare con il nostro Geombot. Il triangolo non si può disegnare con
perché praticamente ci vorrebbe una mezza curva. Una mezza curva? Mentre con lì ne fa una grande. Fa una curva grande? Sì. E quindi gira sempre? È più ampia, bravissimo, che parole che usi. Invece per il triangolo? Per il triangolo ci vuole un po' più stretta. Un po' più stretta. E poi ti sei anche accorto che mettendo passo giro, passo, come avevi pensato tu? Stava per venire un quadrato. Stava per venire un quadrato invece del triangolo che avevi in mente. Ma se avevo quel... Che se avessi avuto quel giro piccolo, cosa succedeva? Mi sarebbe anche un po' sbagliato, perché? Perché praticamente se no... L'ultimo... Non ci veniva e ci servivano più passi. Nell'ultimo pezzo mancavano dei passi, non avrebbe chiuso la figura. Penso, vediate. Ecco, la cosa interessante è che qui si era partiti da provare nei gruppi e programmare GigiBot virtuale per farlo muovere di nuovo a L, ma questa volta con una regola diversa. Cioè potete usare tutti i blocchi che volete, ma la L deve essere composta dallo stesso numero di blocchi passo avanti in ognuna delle due direzioni. Riuscite a completare il vostro percorso ad L aggiungendo degli altri blocchi al vostro codice, in modo che GigiBot virtuale chiuda il percorso e torni nella stessa sua posizione di partenza? Potete però usare soltanto altre due rotazioni. Ecco il punto nodale, che in questo caso il bimbo ci ha messo in evidenza. E come ce l'ha messo in evidenza? Chiedo scusa. Vedete in questo momento il mio video? Lo vedete? Perfetto. Il triangolo con il nostro GigiBot, dice Paolo, non si può disegnare perché praticamente ci vorrebbe una mezza curva. Molto interessante, ancora vedete i linguaggi situati ovviamente. Li fa una grande, mentre nel triangolo ci vuole un po' più stretta. Se avessi avuto quel giro piccolo mi sarebbe venuto un disegno anche un po' sbagliato, perché sennò il triangolo non ci veniva, mettendo una sequenza di due soli passi per chiudere la figura, e ci servivano più passi. Vedete che questo elemento, nel suo caso appunto, diventa estremamente interessante e può essere per l'insegnante molto produttivo riprendere questi elementi per poi rilanciarli e continuare nella costruzione, appunto nella scoperta delle differenti proprietà che le figure portano con sé. Vado avanti nuovamente. A questo punto troviamo una serie di riflessioni su sempre questo aspetto. Abbiamo provato a chiudere una L con altre due rotazioni, ma non siamo riusciti. Qualcuno di voi, dice l'insegnante, mi ha detto che era necessario far ruotare GigiBot virtuale in modo differente. Qui ritorna la figura di Vassili, che diventa un personaggio fittizio, che mi ha suggerito che ci sono dei blocchi che non abbiamo ancora scoperto e che secondo lui possono tornarci molto utili per risolvere il nostro problema, e lui mi ha detto che sono molto utili i numeri 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, e qui ovviamente si lanciano tutta una serie di esperimenti che portano poi i bambini a fare una serie di esplorazioni sul GigiBot virtuale che ci mostrano tutta una serie di possibilità differenti di muoversi a partire da quella consegna iniziale che è appunto la L da cui eravamo partiti, fino ad arrivare, come vediamo qui, ad alcune configurazioni che si avvicinano appunto al triangolo. Attenzione, molto interessante l'ultimo passaggio che avete sentito di Paolo, che appunto comincia a vedere che non è così possibile, mantenendo la stessa lunghezza, chiudere in realtà il triangolo, perché anche gli avanzamenti hanno dei problemi, perché stiamo andando
verso quel problema che è appunto l'incommensurabilità di segmenti obliqui, dell'ipotenusa del triangolo rettangolo in questo caso, e quindi con tutto quello che questo comporta dal punto di vista matematico. E con questo lascio la parola, ovviamente in questo caso vediamo come 135 diventa l'elemento per noi estremamente interessante, perché è quello che maggiormente forse si avvicina a quello che vorremmo traguardare. Lascio a questo punto la parola alla collega Silvia Funghi e vi ringrazio. Grazie infinite Alessandro, benissimo, spero che vediate il mio schermo, ma vi chiedo gentilmente conferma. Ok, Vediamo tutto. benissimo, grazie. Allora, esatto, quindi come vedete tutto il percorso dal BBOT al GGBOT sviluppato in questo momento va proprio verso appunto, diciamo, una scoperta sempre più specifica, sempre più approfondita del concetto di angolo. Quindi, dopo tutto questo grossissimo lavoro, prima sui quadrilateri e adesso, diciamo, sui triangoli, potremmo dire, ma più in generale qui si parla di chiudere, diciamo, un percorso con un angolo appunto non noto, ancora non, che non sembra disponibile nei comandi di GGBOT. Dopo tutto questo lavoro, dove si va? Beh, vogliamo andare verso il problema di riuscire a capire come disegnare con il GGBOT un angolo qualsiasi voluto da noi. Okay, quindi diciamo avere un angolo dato e ci domandiamo come sia possibile fare in modo che GGBot riproduca esattamente quell'angolo lì. Questo lo dico perché abbiamo visto nelle sperimentazioni che diciamo un po' armeggiando con i comandi di GGBot sia virtuale sia fisico. I bambini scoprono abbastanza presto come combinare, diciamo, co come usare i comandi in modo tale da disegnare degli angoli che non sono retti. Ma appunto la questione veramente critica rimane quella di dire un angolo non retto a caso magari riesco a disegnarlo, ma se voglio riprodurre esattamente un certo angolo, come posso fare? E all'interno appunto delle guide c'è proprio tutta una attività che verte su questo problema. In particolare, che cosa succede? Viene proposta una scheda operativa che riporta l'immagine dell'angolo che vedete qui in basso a sinistra, e si chiede ai bambini, si pone ai bambini il problema di cercare di capire che programmazione, che codice dare al GGBot affinché lui ridisegni esattamente lo stesso angolo. E la questione, diciamo, un po' la questione si fa più interessante quando, sempre all'interno dell'attività, proponiamo, diciamo, come un po' come stratagemma narrativo. Quello di una lettera che arriva all'insegnante appunto da Ipazia, che è un personaggio storico, e in questo caso per noi diventa diciamo un personaggio esterno di supporto, un po' come Vassili prima, che ci dà un'informazione interessante. Ok, quindi Ipazia, che è una matematica appunto egiziana e che non conosce il GGBot, ci riesce a dire, cioè ci comunica che lei sa disegnare questo angolo senza usare il GGBot e quindi diciamo saprebbe dire a GGBot come fare anche se lei GGBot non l'ha mai usato. Chiaramente questo è uno stratagemma per sfidare un po' i bambini a scoprire una strategia, ok, generale per capire come parlare al GGBot e quindi quale codice esattamente dare per fargli disegnare l'angolo che vogliamo.
Dopo un po', diciamo, quindi dopo un lavoro di produzione di congetture da parte dei bambini su come Ipazia possa aver fatto, insomma, a dirci come Gigibot può disegnare quell'angolo lì in particolare, viene fuori, ecco, che Ipazia sostiene che la questione risieda nel fatto di dover dare a Gigibot una rotazione con un parametro di 150 e che quindi diciamo l'angolo che noi abbiamo che volevamo riprodurre sia quello che vedete qui nel video. Ok? Ora per verificare chiaramente diciamo se stiamo lavorando sul Gigibot virtuale come in questo caso. Se lavoriamo su carta, chiaramente è possibile andare a vedere proprio magari orientando gli angoli nello stesso verso. In questo caso qua, cosa si può andare a fare? Si può andare a poggiare sullo schermo del computer la scheda operativa e verificare che effettivamente l'angolo disegnato dal Gigibot corrisponde all'angolo che era presente sulla scheda operativa e quindi è possibile verificare che effettivamente Ipazia aveva ragione, il parametro che serviva era quello di 150. Beh, a questo punto la domanda, il cuore della questione diventa, ok, però perché proprio 150? Cioè perché questa strategia funziona? Ok, come ha fatto a trovare 150 Ipazia? E qui la questione diventa un po' legata al capire se il naso, attivare il naso di Gigibot ci può aiutare. E in questo caso, se attiviamo il naso di Gigibot, succede questo. Ok, quindi come vedete, oltre al disegno dell'angolo che abbiamo visto precedentemente, attivando il naso, viene disegnato anche quella famosa, diciamo, la famosa mezza curva o appunto la curva di cui parlavano i bambini dei video precedenti, che è, diciamo, è la traccia, potremmo dire noi in maniera un pochino più formale, è la traccia dell'angolo di rotazione del Gigibot, dell'angolo, diciamo, che corrisponde al cambio di direzione di Gigibot. E ora, in relazione a questo tipo di attività, vedete, questo è un protocollo proprio riportato, ripreso da una delle schede operative dei gruppi delle classi sperimentali, vedete come in questo caso questo gruppo abbia messo in evidenza il fatto che Ipazia è riuscita appunto a misurare quella rotazione, quell'angolo lì, cioè la rotazione che ha fatto Gigibot e non l'angolo. Qui forse diciamo un'ipotesi può essere che con l'angolo intendessero appunto l'angolo di 30 gradi, cioè l'angolo convesso. Che appunto era l'ampiezza quindi dell'angolo disegnato inizialmente. E quindi si rendono conto che il Gigibot in realtà è ruotato e quindi ha preso come comando di rotazione l'arco, diciamo, l'arco che, scusate, l'angolo che è indicato dall'arco colorato in verde. In un altro protocollo leggiamo, per esempio, anche abbiamo scoperto che l'angolo convesso, quindi appunto l'angolino che vedete qui segnato come 30 gradi, l'angolo convesso non era di 150 come pensavamo, ma di 30, cioè i bambini in questo caso in prima battuta avevano pensato che Ipazia avesse indicato l'ampiezza dell'angolo da disegnare. E invece poi si rendono conto che 150 indica qualcos'altro, ok? Che insomma comincia a essere anche qui comincia a essere una piccola sfida. Anche perché vedete che poi i bambini continuano e dicono: abbiamo anche scoperto che l'angolo concavo misura 330 invece di 210. Quindi qui vedete che forse ancora questo gruppo non aveva ancora trovato la quadra, in un certo senso, non aveva ancora compreso bene perché 150, ma stavano cominciando intanto comunque a ragionare su perché 150 e non, invece non venissero tirati 30 e 330, che erano l'angolo concavo e l'angolo convesso.
Vediamo qui altri due protocolli. Il primo risponde alla domanda: sapresti dire come ha fatto i pazzi a scriverci 150 nella pergamena che ci aveva mandato? E i bambini rispondono: Ipazia si è accorta che per arrivare da una retta all'altra bastano 150 gradi e non servono tutti i 330. Ecco, vedete qua come i bambini riescono a descrivere in un certo senso, ad utilizzare in maniera appropriata la differenza fra l'angolo concavo, che è quello di 330 gradi, e invece l'angolo di rotazione del gigibot, che è invece di soli 150. Una cosa interessante di questo protocollo risiede anche proprio, come vedete, in una prospettiva dinamica sull'angolo che emerge dal protocollo, no? I bambini parlano di spostamento da una retta all'altra, okay? E questo richiama appunto proprio quell'approccio dinamico di cui parlava la professoressa Baccaglini Frank all'inizio. Dopodiché, nel secondo protocollo, cioè, scusate, nel secondo estratto, che risponde alla domanda: prova di nuovo a disegnare con Gigibot questa figura, mettendo però anche il pennarello sul naso, che cosa osservi? I bambini in questo caso scrivono che il naso disegna l'angolo di 150 gradi, non tutto quello di 330. E quindi anche in questo caso, appunto, emerge nuovamente la differenza fra l'angolo concavo e diciamo, l'angolo di rotazione del gigibot, che volendo essere formali è quello che in matematica si chiama proprio angolo esterno quando abbiamo una figura. Ok, allora adesso. Perché, diciamo, come si collega tutta questa parte alla geometria di classe quinta? In classe quinta abbiamo un passaggio, uno spostamento abbastanza significativo, nel senso che dai robottini ci spostiamo a lavorare con un nuovo tipo di artefatti, che sono in particolare software di geometria dinamica. E questo, appunto, come accennava all'inizio la professoressa Baccaglini Frank, permette lavorare un po' anche sulle sinergie tra diversi tipi di artefatti e quindi cose che si possono scoprire guardando gli stessi oggetti geometrici da punti di vista di. Quindi andiamo a vedere un pochino come il Gigibot e i software di geometria dinamica possono essere usati appunto in sinergia per lo sviluppo di concetti geometrici. In questa presentazione, nell'incontro di oggi, ci soffermiamo principalmente su due aspetti che sono già stati introdotti negli interventi precedenti. In particolare, in questo caso, mi soffermerò io personalmente sul primo di questi due, ovvero sul fatto che diciamo, Gigibot da un lato e i software di geometria dinamica dall'altro permettono di lavorare su diverse proprietà delle figure geometriche, e in particolare nel nostro caso parleremo di quadrilateri e triangoli. Un'altra cosa però da tenere appunto presente è che i due artefatti, quindi il Gigibot e i software di geometria dinamica, permettono di lavorare su diverse definizioni. Per esempio, appunto, da un lato possiamo vedere l'angolo come intersezione di semipiani, questo si presta magari a essere visto anche sui software di geometria dinamica, e invece, come abbiamo visto, Gigibot lavora moltissimo sull'angolo come rotazione, quindi si può tornare sullo stesso oggetto geometrico da punti di vista completamente diversi e scoprire quindi, possiamo dire, avere una visione anche se vogliamo un po' complementare, no? Vedere lo stesso oggetto in due modi completamente diversi. Quindi soffermiamoci adesso su cosa ci permette di riscoprire sui quadrilateri il software uno dei software di geometria dinamica che utilizziamo all'interno delle guide di quinta. Ora, soffermiamoci un attimo su alcuni modi possibili di costruire all'interno di software di questo tipo una figura geometrica che abbiamo già ampiamente analizzato, ovvero il rettangolo. Ora vi faccio vedere qui una possibile costruzione. Per esempio, un primo modo in cui costruire il rettangolo è andando a costruire una coppia di rette parallele, ecco qui vedete in questo caso questa è la costruzione della prima coppia, e poi andando a costruire un'altra coppia di rette
che sono, cioè, altre due rette parallele che però sono perpendicolari alle prime due che abbiamo disegnato. Okay? Quindi questa è una primissima costruzione che il software di geometria dinamica permette di fare e che quindi mette in luce il rapporto di parallelismo che abbiamo appunto fra le due coppie. Il software di geometria dinamica in questo caso permette anche, diciamo, di verificare quando la costruzione che è stata fatta, diciamo, mantiene in qualche modo le proprietà del rettangolo anche, diciamo, seguendo dei movimenti, okay? Degli spostamenti di alcuni enti geometrici. Qui vedete, per esempio, appunto, che muovendo alcuni punti della costruzione, il rettangolo che è evidenziato in marrone cambia chiaramente, però rimane sempre un rettangolo, quindi mantiene in qualche modo le proprietà che lo caratterizzano come rettangolo. Ok, un'altra possibile costruzione, sempre all'interno del software di geometria dinamica del rettangolo, è questo. Questo è un file che abbiamo costruito appositamente in questo modo qua per simulare l'incrocio, diciamo, se volete, di due strisce, proprio nell'accezione in cui ne parlava la professoressa Baccaglini Franchi inizialmente. Ecco, in questo caso, chiaramente, cosa si può vedere? Si può esplorare quali tipi di quadrilateri si ottengono andando a incrociare due strisce in questo modo, e in particolare si può andare a vedere che si ottiene il rettangolo soltanto in alcuni casi particolari. Ok? Quindi in generale questa, se vogliamo, è una costruzione che permette di generare parallelogrammi. Ok? Qual è il vantaggio in questo caso di questa particolare costruzione? Che aiuta a vedere il rettangolo proprio come sottocaso particolare del parallelogramma. Okay? E quindi anche, per esempio, il rombo come sottocaso del parallelogramma e il quadrato come sottocaso del rettangolo o del rombo. Ok, infine, un'altra costruzione che può essere, insomma, interessante esplorare è questa. Che diciamo si ottiene in questo modo: se prendiamo una retta e poi tiriamo la perpendicolare alla retta che abbiamo considerato, e poi di nuovo la perpendicolare alla retta che abbiamo considerato, è come se stessimo, diciamo, stiamo costruendo di fatto un quadrilatero con tre angoli retti. Ok? Questa costruzione cosa ci permette di vedere? Ci permette di vedere che è possibile costruire un rettangolo come quadrilatero con soli tre angoli retti. Questo perché in qualche modo il quarto angolo, in un certo senso, è obbligato. Okay? Cioè, il fatto che l'ultimo angolo sia retto discende dal fatto che, appunto, dentro l'ambiente dove ci troviamo, ovvero la geometria euclidea, la somma degli angoli interni dei quadrilateri è invariante, okay? È sempre 360 gradi. Quindi in qualche modo l'ultimo angolo retto ci viene gratis, diciamo, ci deriva dalle proprietà appunto della geometria euclidea dell'ambiente dove noi ci troviamo. Questo fatto, diciamo, quest'ultima costruzione del rettangolo è una costruzione interessante perché appunto la stessa cosa l'avevamo scoperta con il Ggbot quando avevamo discusso la condizione relative al fatto di riportare il ggbot nella stessa posizione di partenza. Okay? Come sottolineava Alessandro Ramplù poco fa, se togliamo questa condizione, quindi se ci basta chiudere la figura, se ci basta chiudere il rettangolo, ma non chiediamo a ggbot di tornare nella posizione di partenza, in realtà bastano tre rotazioni, basta un codice con tre rotazioni. Ok? E quindi, come vedete, stiamo ritrovando esattamente la stessa proprietà, diciamo, geometrica, ma da due punti di vista completamente diversi. Ok? Quindi, sulle proprietà delle figure geometriche,
sia il GigiBot sia il software di geometria dinamica permettono di lavorare entrambi sul rettangolo, ma per appunto GigiBot evidenzia la costruzione del rettangolo come quadrilatero con tre angoli retti, che si può disegnare come due sequenze di blocchi che si ripetono, che richiamano un po', se vogliamo, anche il concetto di semiperimetro, mentre il software di geometria dinamica permette di evidenziare il parallelismo dei lati opposti e la generazione del rettangolo come caso particolare del parallelogramma, ovvero come intersezione, diciamo, di strisce che sono perpendicolari tra loro. Questa cosa chiaramente con il GigiBot è meno evidente, ok? E quindi i due artefatti mettono in evidenza delle proprietà, come vedete, in un certo senso complementari del rettangolo. Inoltre, entrambi permettono di lavorare sull'angolo retto, ma anche in questo caso da prospettive completamente diverse. GigiBot evidenzia l'angolo retto come rotazione o come spazzamento, quello che abbiamo chiamato appunto angolo esterno, mentre il software di geometria dinamica permette di evidenziare l'angolo retto come prodotto dell'incontro di due rette che hanno fra loro una particolare relazione, quella della perpendicolarità. Okay? In ogni caso, però, in entrambi, usando entrambi gli artefatti, è possibile sempre vedere il quadrato come sottocaso del rettangolo e quindi, se vogliamo, come un rettangolo speciale. Ecco, questo per noi è importantissimo perché va proprio a lavorare sulla classificazione dei quadrilateri da una prospettiva di inclusione, nel senso che i quadrati sono inclusi nei rettangoli, sono inclusi nei rombi, che a loro volta sono tutti inclusi nei parallelogrammi, eccetera. Ok, allora qui vado veloce. Ok, passiamo a un altro aspetto importante, sempre relativo alle strisce. La striscia è, diciamo, è un concetto intorno al quale insistiamo molto sulle guide di quinta perché, come accennava sempre la professoressa Baccaglini Frank all'inizio, ci permette di riflettere su una molteplicità di aspetti. Fin qui abbiamo visto come la striscia ci permetteva di lavorare sulla generazione dei quadrilateri. Qui vedete un software, scusate, un file sempre di geometria dinamica che appunto permette di esplorare la generazione di vari tipi di quadrilateri, okay? Tra cui trapezi. E ecco qua vedete, queste sono delle immagini proprio di un'esplorazione effettuata in una delle nostre classi sperimentali. Particolarmente importante è l'esempio che vedete qua sopra, okay, dove, come potete vedere, la figura che viene fuori è una figura un po' particolare, d'accordo? Questo tipo di figura si chiama poligono intrecciato, diciamo sulle guide ne parliamo nello specifico in relazione proprio all'esplorazione di questo file. Queste figure sono, diciamo, in relazione a questa esplorazione, sono delle figure importanti, sono delle figure interessanti più che importanti, perché a seconda di come decidiamo di definire i trapezi, queste figure possono essere considerate dei trapezi o meno. Okay? Quindi qui ritorniamo su una delle questioni appunto di cui abbiamo accennato all'inizio, che riguarda le definizioni. Ok? In geometria è possibile definire oggetti con definizioni diverse. L'importante è esserne consapevoli appunto del fatto che la definizione poi mi in qualche modo implica che io ne tenga conto nella discussione che ne faccio successivamente. Può essere anche a volte interessante appunto fare interagire definizioni diverse per vedere che cosa mi permettono di dire sullo stesso oggetto. Ok, qui vedete poi un'esplorazione fatta con un artefatto fisico, okay, che richiama, ricalca appunto il file che abbiamo visto prima, sempre per la generazione appunto di quadrilateri, tra cui trapezi. E, ecco qua, allora, devo andare purtroppo un po' veloce, però ecco, qui avevamo riportato una parte di discussione di classe, dove emerge proprio dai bambini che tutte queste figure cosa hanno in comune? Tutte hanno due lati paralleli perché ci sono i lati della striscia in tutti. Ecco, vedete qui come l'artefatto della striscia ha permesso proprio di ragionare sulla presenza minimale, diciamo, sulla condizione minima che due lati paralleli vengono comunque mantenuti in tutte le figure che vengono prodotte.
Infatti, quando l'insegnante poi domanda, ora che li avete incollati, queste figure che sono state ottenute, sapreste individuare quali sono i lati paralleli? E uno dei bambini risponde, facile, sono paralleli quelli che non abbiamo tracciato noi, ma quelli che stavano sulla striscia. Quindi vedete appunto come i bambini riescano appunto a ragionare sul parallelismo grazie all'artefatto. Esplorando poi il software che permette di guardare proprio a due strisce che si intersecano, viene fuori questo, anche questo è un piccolo stralcio di discussione, in risposta, diciamo, che segue alla domanda dell'insegnante, qual è la differenza fra questo file e quello precedente? E un bambino risponde, prima le due rette le potevi girare come volevi, erano libere. Ora invece le rette della striscia blu sono legate tra loro perché se sposti una si sposta anche l'altra. Le rette sono parallele tra loro, due e due. Anche questi sono trapezi perché c'è una coppia di lati paralleli, ok? Quindi vedete come di nuovo la striscia permette davvero di ragionare sulle relazioni fra i lati delle figure che si vengono a creare. In questo caso da un'ottica più diciamo adulta. Sappiamo che vengono fuori tutti i parallelogrammi, ma vedete come anche in maniera non formale, con un linguaggio situato, cominciano a venire fuori proprio le proprietà del parallelogramma, ok? E queste sono proprietà che appunto poi ci permettono di classificare i quadrilateri appunto in maniera, diciamo, mantenendo le relazioni di inclusione. Diciamo, purtroppo devo andare veloce, quindi non mi posso soffermare. I bambini in questo caso hanno anche esplorato il caso in cui le due strisce fossero proprio tutte parallele tra di loro, ok? E questo chiaramente è un caso limite, se vogliamo, però permette anche questo di mostrare come questo tipo di file permetta proprio di ragionare ancora sul parallelismo come relazione tra rette e quindi anche, diciamo, dell'oggetto geometrico striscia più in generale. Ok, l'altra questione per cui è importante, cioè per cui abbiamo ritenuto importante insistere molto sul concetto di striscia è la questione che, come vedete, tutte le figure che finora abbiamo esplorato hanno in comune appunto questo discorso di essere. Buonasera a tutti, scusate, ma si è bloccato temporaneamente il collegamento con Silvia. Quindi intanto chiederei a lei di disconnettersi e riconnettersi. La regia sta comunicando insomma al problema tecnico. Per cui intanto chiedo ad Anna o ad Alessandro se volete voi concludere il discorso di Silvia, se insomma per concludere il concetto che lei stava spiegando, o se andiamo avanti con qualche domanda di quelle che sono arrivate in chat. Io direi che forse possiamo partire con qualche domanda in chat, perché a questo punto credo che non arriviamo a fare la parte di area, calcoli dell'area che ci voleva mostrare. Ha poco senso, direi, senza le immagini. Esatto. Ok. Allora parto insomma da due domande che sono arrivate, di quelle a cui non sono riuscita a rispondere appunto in chat direttamente. Ci chiedono come mai è meglio Snap di Scratch con questo dispositivo, usando anche eventualmente il proprio computer a coppie. E poi la seconda è se potevano costruire il triangolo rettangolo partendo dalla L. Questa è una domanda che è stata fatta durante la relazione di Alessandro, credo. E quindi, insomma, quelle risposte intanto ne sono arrivate di altre, se riusciamo ve le pongo.
Va bene, parto io con Trustend e Scratch perché io sono, diciamo, tra gli ideatori, diciamo, di questo artefatto fisico, mentre la parte virtuale è stata programmata e realizzata da Alessandro Norpo, che ringrazio sempre infinitamente per tutto quello che tutto il lavoro che ci ha messo. Direi che più che meglio, che non meglio diciamo rispetto a cosa, Snap è Scratch, okay? È un'estensione che consente di mettersi in relazione anche, cioè di parlare con parti, componenti fisiche, okay? Che è molto più difficile realizzare in Scratch, perlomeno per quanto ci riguardava, diciamo, per le conoscenze che noi avevamo di questi ambienti. Comunque i blocchi sono esattamente gli stessi di quelli di Scratch. Se si vanno nei menu in alto a sinistra, che vedevate sopra i blocchi, diciamo, della colonna a sinistra, quei blocchi blu, ci sono tutti i blocchi che trovate normalmente anche in Scratch, diciamo quello che vi si apre con il gattino. E sono compatibili con i blocchi nostri, diciamo, che utilizziamo con il robottino. Quindi direi che non è meglio l'uno o l'altro, semplicemente è un'estensione che ci consente, ci ha consentito a livello di programmazione di creare questi blocchi blu, okay, che invece questi li volevamo noi dei comandi di un certo tipo, che però trasmettessero questo messaggio via wifi al robottino fisico. Non è, almeno per noi, non è stata una cosa così semplice perché c'è da interfacciarsi con delle schede Arduino, quindi poi diventa una cosa un pochino tecnica. Invece, per quanto riguarda la didattica, il fatto del poter fare tutto anche con Scratch, diciamo, è una cosa che da un punto di vista, diciamo, dell'esperto, sì, certo, è possibile. Se io sono un programmatore o se io sono un esperto di matematica, non c'è nessun senso mettersi a usare, no, tanti, tanti ambienti diversi e fare delle scelte didattiche invece particolari. In questo caso abbiamo scelto di costruire dei comandi particolari che sono quelli che avete visto nei blocchi e che poi vengono sostituiti o integrati con degli altri comandi più complessi. Avete visto con uno o due parametri, quelli che un programmatore probabilmente chiamerebbe parametri o variabili, e che inizialmente, diciamo, non hanno senso per il bambino. E noi volevamo proprio per scelte didattiche e per delle sequenze che didatticamente fossero accessibili a bambini anche molto piccoli, poter utilizzare appunto comandi di un certo tipo che Scratch, non ha. Ecco, poi c'è anche l'aspetto robottino fisico rispetto al virtuale. Allora, certo, per un esperto, per un adulto, quello virtuale fa tutto e meglio di quello fisico perché lavora in maniera molto più precisa, non ha tutti i problemi tecnici, diciamo, del movimento in un ambiente fisico, anche degli scattini fisici, dei motori stepper che ha il robottino fisico, che rendono a volte non precisissimo il passo. Invece abbiamo osservato sia per bambini molto piccoli o bambini anche più grandi, che però magari non hanno una gestione avanzatissima di aspetti spaziali, che è importantissimo lavorare, diciamo, in sinergia, ma prima per un po' con il robottino fisico, per poter poi interpretare quello che si vede sullo schermo con quello virtuale in maniera coerente, diciamo, rispetto a come si muoveva quello fisico. Quindi la scelta poi di lavorare, non passare, diciamo, dal robottino fisico a Scratch, ma di passare dal robottino fisico a un altro ambiente di Snap, però il più simile possibile a quello che utilizziamo per il robottino fisico, è un'altra scelta didattica per rimanere il più possibile in linea e restare coerenti con tutto quel che era possibile, diciamo, portarsi dietro dalle esperienze con il robottino fisico. Quindi è proprio una questione di costruzione di significati attraverso segni, quelli che noi chiamiamo sempre segni situati, che in questo caso dovevano essere proprio gli stessi, proprio per poter generalizzare un pochettino i significati. Questo, la L volevi dirla tu, dico io, No, Alessandro. vai, vai, vai pure, poi aggiungo. Ok, allora, dimmi, Chiara.
Solo c'era un'altra domanda, non so se la faccio adesso, poi se riusciamo così chiudete anche con questa, è come spiegare la perpendicolarità di due rette evitando definizioni poco significative. Quindi c'è la L e poi questa, credo se riusciamo a stare nei 5 minuti puoi chiudere qui. Benissimo, allora la L non sono sicurissima del senso della domanda, ma forse era legata proprio a quelle slide. Allora, il riuscire in quel caso, diciamo, era un problema che non poteva essere risolto se non uscendo dal tipo di comandi che si avevano a disposizione. Quindi è stato uno dei possibili scenari, diciamo, che abbiamo utilizzato per far venire la necessità. Dai bambini, dalla classe, di scoprire un nuovo tipo di comando e quindi non la rotazione di un angolo retto, ma di un angolo diverso da quello retto. E lì abbiamo poi ci siamo subito interfacciati con il mondo dei gradi, okay? Invece che le sperimentazioni, diciamo, non ci hanno consentito di ancora toccare le frazioni di angolo piatto. L'altro aspetto è di quanto devo fare il passo o diciamo, lo spostamento in avanti per andare a chiudere quel triangolo. Beh, quello è un problema che in generale. Diciamo, per qualsiasi triangolo rettangolo non è necessariamente risolvibile, è risolvibile, diciamo, con un numero intero di centimetri, anche precisamente in matematica, solo se siamo davanti a terne pitagoriche. Invece, nel caso di cateti e ipotenusa che non stanno in una relazione, diciamo, di terna pitagorica, quindi con numeri naturali, abbiamo bisogno di, come per esempio, diciamo, la metà di un quadrato, quindi un triangolo isoscele rettangolo, abbiamo bisogno in realtà dei numeri irrazionali. Però, per quanto riguarda una chiusura che fisicamente funziona, posso fisicamente misurare quella lunghezza che devo percorrere per chiudere il triangolo e dare al Gigibot un comando di quel numero di centimetri. Quindi esiste il comando passo da tot centimetri e inserisco il numero di centimetri, eventualmente con la virgola accetta anche numeri decimali per chiudere, diciamo, quindi in maniera ottima da un punto di vista fisica quella figura. Le perpendicolari? Okay. Silvia, ci risei? Spero, e mi dispiace, io mi scuso, non so cosa sia successo. Va bene, allora perpendicolari, vado io sempre con le perpendicolari. Mi pare che la domanda parlasse di come definirle. Allora, noi come in tutti i percorsi. La domanda è come spiegare la perpendicolarità di due rette evitando definizioni poco significative. Ecco, allora la mia risposta sarebbe non voglio usare definizioni, almeno non all'inizio, e tutto il nostro approccio parte sempre dall'idea di non partire da una definizione, ok? Ma da eventualmente tanti esempi, tante situazioni, richiamo di figure in cui noi grandi sappiamo che ci sono, in questo caso angoli retti, per arrivare a parlarne. Come arrivare un giorno a coronare? Diciamo il concetto di angolo retto anche con una definizione, beh, una possibile che diciamo ci toglie da tutto il problema della misura è quella dell'intersezione, no, tra due rette in modo da formare quattro angoli congruenti. Questa è una che è accessibile, è molto adatta e si può utilizzare anche in contrapposizione invece al parallelismo, no? In cui non c'è nessun incontro. Nel caso delle parallele c'è un incontro particolarissimo che appunto mi dà origine a quattro angoli congruenti. Quindi direi questo, ma non userei la definizione per spiegarlo, cioè farei uscire il fatto che l'angolo e un'intersezione perpendicolare è interessante per certe attività in geometria. Grazie mille Anna. Non so se volete aggiungere qualcosa ancora Alessandro, Silvia e Paola. Non ci sono altre domande, a quasi a tutte le altre ho risposto comunque via chat, come sapete prima, anche grazie alla vostra interazione. Aggiungo solo un elemento interessante che sottolineava Anna nel passaggio precedente. L'idea è proprio quella di farli scontrare inizialmente
con una mancanza di un comando, fondamentalmente, cioè sperimentare che con quei comandi che sono a loro disposizione non è possibile chiuderlo, se non con delle approssimazioni. Questo è per noi, era per noi il punto nodale, anche perché lì è un esperimento che si fa generalmente fra la terza e la quarta, quindi è importante anche per loro appunto sperimentare questa soluzione di questa possibilità di un limite, che crediamo sia molto importante poi per i bambini, anche per poter continuare a generare domande. Ottimo, grazie mille anche per questa ulteriore spiegazione. Io direi che siamo giunti al termine, sono le 19:01 e quindi il nostro tempo è purtroppo finito. E ringrazio a tutti per essere rimasti, siamo in quasi 500, siamo stati quasi 500. E grazie a Dan, Alessandro, Paola e Silvia. Ci risentiamo a settembre. Abbiamo ricondiviso in chat il webinar appunto di settembre prossimo, quindi è già possibile iscriversi. Volevo avvisare anche insomma, a chi ha seguito i webinar che invieremo anche appunto tutti i link alle registrazioni dei webinar precedenti, tutti i webinar per contare, in modo che abbiate tutto il corpus, insomma, dei video a disposizione. Grazie a tutti e buone vacanze, credo, per la maggior parte di voi, e buona serata. A presto e Grazie. Grazie a tutti, grazie a grazie a tutti. voi. Arrivederci. Grazie, arrivederci.